Il cavallo di battaglia di Biondi era formare o fare le delegazioni a 360 gradi, perché se noi ci ricordiamo, la vecchia amministrazione negli ultimi giorni fece una delibera in cui riduceva i giorni di apertura delle delegazioni perché non aveva personale. Lui invece ci ha vinto le elezioni, tra virgolette, con questo cavallo di battaglia, dicendo che avrebbe fatto le delegazioni a 360 gradi. Che cosa significava? Significava che ogni delegazione, ogni frazione aveva un ufficio vero e proprio, ma non solo per diciamo così, solidi certificati, residenza, carte d'identità, ma anche un ufficio informazioni dove un cittadino poteva andare a chiedere qualsiasi tipo di informazione, tipo se c'erano concorsi in comune, se c'erano concorsi in provincia, in regione, oppure se facciamo in questo momento noi abbiamo ancora la ricostruzione, no? Quindi poteva andare a chiedere direttamente in delegazione anche, anche le pratiche della ricostruzione. Questo almeno diceva che era, invece ci troviamo a 3 anni da questo cavallo di battaglia che le delegazioni, qualcuna è chiusa, qualcuna apre soltanto il lunedì ma non si capisce di quale mese, e poi sono state anche spostate. Noi sappiamo delle delegazioni che erano state messe nei container all'interno delle frazioni, nelle piazze principali, sono state spostate e sono state portate ai MAP. Per carità, nulla togliere ai MAP, perché stanno meglio, quella persona che viene a lavorare quella volta a settimana nella frazione sarà meglio di un container, non lo mettiamo in dubbio. La difficoltà però qual è? È raggiungere quella delegazione e quel solo giorno. Ma qual è quella più funzionale allo stato attuale, quella maggiormente aperta, insomma, dove si svolgono maggiori servizi? Ma quella funzionale è quella che diceva Cialente nella sua delibera, Paganica e Sassa, le uniche due delegazioni che sono state, diciamo così, adibite a vere delegazioni, dove tu puoi fare anche la carta d'identità elettronica. Le altre sono rimaste come erano, e ti dirò di più, qualcuna che è stata messa nei MAP, nemmeno nel MAP fronte strada, ma il MAP che va alla parte esterna, dove uno deve fare la gincana in mezzo al bucato che la gente stende fuori per andare a trovare questa delegazione. Quindi è una difficoltà enorme, tutte chiacchiere, e spero che i cittadini dell'Aquila se ne rendano conto.